Qua signori, come andiamo? Tutto a posto? Big Luca qui dai discorsi lounge private, davvero milionario incallito. Come andiamo signori? Siete in forma? Siete assolutamente... cosa state facendo? State lavorando? State lucrando? Avete visto che abbiamo lanciato educazione finanza personali, educazione finanziaria per esagitati, come cavolo si chiama? Il punto è che siete esagitati. Consiglio caldamente, ragazzi, se volete capire come gestire i vostri soldini, come risparmiare, come accumulare un patrimonio, di prendere il corso, così la finite di perdere tempo, perché mi mancano proprio le basi. Ciao ragazzi, sto facendo una live, ho visto, niente da fare, poi tra poco mangio, capito? Quando vedo una diretta del Big lascio il PC e mi accomodo in poltrona. Come va? Bene, non c'è male. Stiamo andando a Panama. Può essere stati un mese passa in Spagna. Avete preso il corso per esagitati, ragazzi. Tutti che volete vivere di rendita. Bene, vi spieghiamo come farlo da qualcuno che le rendite ce l'ha. Questo è un fatto strano. Perché dovresti imparare da persone che non hanno rendite? Non si capisce. Sono reduce da un enhanced KYC di una banca che mi ha fatto i raggi X. Sono stato in piedi mezz'ora con la mano sul cuore. Praticamente sanno più informazioni di me stesso. Una cosa impossibile le banche al giorno d'oggi. Mi hanno fatto di quelle domande che mi ha dati indietro a quando ero in università. Una cosa veramente da indignazione. Tutto vogliono sapere. Vogliono sapere, fanno delle domande assurde. E cos'è? E perché? E quant'è? E quanto ce l'ha? E dove ce l'ha? E perché ce l'ha? E da dove viene? E da dove viene quello che viene? Vigo, ho iniziato a guadagnare 16 anni, voglio iniziare a essere in ETF, no? Cosa consigli di fare dopo diploma? Considerando che ho già un'entrata libero professionista. Dipende cosa vuoi fare nella vita. Se vuoi guadagnare di più ti consiglio di studiare i nostri corsi e guadagnare di più e diventare libero economicamente. Se vuoi fare altre cose, non so. Mandare una candidatura in progetto web, ho studiato molto per scheletra internazionale, vorrei far parte del team, va bene? Mandalo. 16 anni, che corso consigli? Prendi questo qui per esagitati, che non costa tanto, e così capisci come gestire i tuoi soldini, come si diventa ricchi, quali sono i procedi, come i ricchi usano i soldi, anche partendo da zero, perché se non avete questa componente, ragazzi, io continuo a vedere delle tragedie. Cioè, guadagnare tanto va benissimo ed è giustissimo, se poi non sapete gestire la roba è veramente problematico. Come stai? Ho un problema con i prelievi a Dubai, non mi fanno ritirare 5k dirami in contanti, dicono che non ho abbastanza fondi, cosa posso fare? Metti più fondi? Non so io. Non eravamo al Mister Olympia, era un... si chiamava Empro. Partire in dropshipping? Poi private label e brand a scalare è un buon piano? No. Il buon piano è studiare marketing e business dai nostri corsi, perché altrimenti non saprai che cazzo stai facendo. Cioè voi continuate a pensare che il dropshipping e il private label siano un metodo. E non vi è chiaro che invece non lo sono. Quando creerete un corso vi spieghi come dovrebbe essere il rapporto tra uomo e donna, non lo so, magari arriverà anche quello. Per adesso ne abbiamo lanciato uno molto completo, ragazzi, sono più di 11 ore su risparmio, investimenti, gestione dei soldi, conti bancari, forzare il risparmio, tutta una serie di tecniche, strategie, pattern, roba veramente veramente caliente. Perciò per chi sta cercando una soluzione sicuramente alla propria economia, sia che ne abbiate sia che non ne abbiate, questo è il corso giusto. I miei collaboratori abbiamo avviato una sorta di multi utility per le aziende con partner leader nel loro mercato. Se dovesse funzionare, pensi che sia una buona scelta fare una exit? Multi utility per le aziende, non so bene che cosa sia. Se dovesse funzionare, spiegami cos'è. Vieni andare a vivere da solo, giovanissimo, e continuare a accumulare soldi, no? Vai a vivere da solo, staccati dai genitori. Sud-est asiatico, nei prossimi 5-10 anni, pensi ci sarà una forte migrazione, lo vedo bene. Tube automation, ovvero avviare più canali YouTube senza metterci la faccia. Sì, cash cow, va bene. Quando un video in palestra con Andrea Presti. Non lo so questo, è massacra. Lui sta in Italia, cazzo, io sono da tutt'altra parte. Ma che mi piacerebbe, deve essere una bella esperienza.
Quindi andate sul link, prendete il corso, ragazzi, perché vi serve. E posso assicurarvi che il come risparmiare, il come investire, eccetera, non è una roba capita. C'è proprio vicina olistica, dipende. Ma una piccola bibitina? Infatti quello ti volevo chiedere, cosa vuoi bere? Alcol o non alcol? Certo, se c'è una sidra di manzana. Non c'è. Sono dei whisky. Whisky adesso. Sì. Mezzogiorno. Un Coca-Colino, un qualcosina di appena legittimato. Vabbè, se c'è tipo uno champagnino. Ma no, no, un alcolico. Una Coca-Cola. Ieri ho bevuto Coca-Colino. Ho avuto già 4 birre, ero la terza, mi hanno offerto la quarta. Dubai si allinea all'Ocse, è solo una formalità o ci sarà effettiva riscossione dei tributi? Ci sarà effettiva riscossione dei tributi in modo abbastanza tranquillo, con molti buchi. Il problema è che le persone a Dubai non sono pronte. Moltissime aziende che sono a Dubai in realtà fanno business a livello mondiale. Dubai è inutilmente burocratica, costosa, e adesso la tassano anche, quindi se le persone vogliono fare business online eccetera, dire che Dubai è la soluzione migliore è falso. Per la residenza lo è, a livello di azienda non lo è, e prima o dopo si allineano. Se le tasse le ha messe, prima o dopo te le chiedono. Poi che andiamo in molti a una velocità molto tranquilla, che ci siano i buchi eccetera, sì. È possibile che in Italia la maggior parte delle persone sia troglodita. E guarda, in Italia è uno dei paesi messi peggio al mondo a livello proprio di cultura. Stavo rileggendo le statistiche e gli studi sull'analfabetismo funzionale. L'Italia è al primo posto in Europa per analfabeti. In realtà gli analfabeti funzionali sono tra il 20, dipende cosa conti tra gli analfabeti funzionali, ma possono essere addirittura il 46%, cioè uno su due, ragazzi. E io questa cosa la vedo, cioè alcuni di quelli che commentano i miei video, ragazzi, non sono haters, sai che non capiscono. Analfabeta funzionale vuol dire che al massimo possono leggere un paragrafo piccolo e capirlo per sommi capi, se questo paragrafo è di un argomento che sanno, un paragrafo di un argomento che sanno e lo capiscono per sommi capi. Questa è la media. Cioè, poi capito, mi dicono, Dick, tu sei arrogante perché dici che la maggior parte della gente sono deficienti. Ragazzi, la maggior parte della gente non capisce neanche che gli stai dando del deficiente. Voglio essere come te, da dove inizio? Per esempio prendendo il corso che abbiamo in lancio. È un insieme di servizi dalla parte assicurativa bancaria alla sostenibilità o ai POS, tutto in un unico pacchetto, un insieme di servizi. Ora cosa ha messo? Questo è interessante, certo. Delle mini porzioni di pasta. Ah, a me devo mangiare 10, ma no, ma c'è un sacco di roba, ma questo è l'antipasto, stanno mettendo fuori l'antipasto adesso. Pasto di pasta. TikTok come canale, come cosa, ma penso corso su TikTok come canale di comunicazione, ma non lo so se il mio team, io sicuramente non lo faccio. Lo fa il mio team, che è molto più bravo di me. Se c'è un'utilità di spiegarvi delle cose, ve le spieghiamo. Corso sull'autostima per ragazzi, lezioni già pronte, devo solo fare ancora un po' di educazione. Clienti ads, consigli lanciare giù ad inizio luglio, settembre o altro. Lancia adesso, magari non dire corso sull'autostima, ma metti gli obiettivi e i risultati che loro otterranno col tuo corso. Bisogna scrivere molto bene il copy e basarsi su varie leve. Ma perché in Italia fa sparire l'ambizione tra i giovani? Perché per cultura, perché gli italiani non viaggiano e non vedono com'è il mondo e quindi non capiscono che esistono anche cose diverse. Dopo un po' uno diventa statico, dico, oh, vabbè. Abbiamo questa mentalità anche proprio per cultura, per storia. Siamo un popolo che è stato invaso continuamente, che è stato razziato, quindi abbiamo molto l'attitudine, vabbè, quello che viene. Se guadagna 50k da uno store online, devo aprire la partita IVA, sì. LTD UK, residenza fiscale persona in Portogallo, è una cagata, perché devi aprire un LTD inglese che ci paghi le tasse? Per una società in America che è password e sei esente tasse. LTD inglese, ragazzi, cioè, non capisco perché molta gente continua a farveli aprire come se fossero la manna dal cielo, cioè non lo sono, sono tutto pubblico, dati pubblici,
UK c'è il pound, quindi le banche non ti aprono i conti in UK, sei residente estero, ti puoi sognare, quindi devi stare con gli wallet online, te la tassano, cioè perché? Non riesco a capire. Sei a favore della meditazione come strumento per avere una maggiore chiarezza mentale? Dipende cosa intendi per meditazione, se ti sforzi di pensare a niente, sì. Socio finanziario per fare e-commerce, dividere 50 e 50 secondo te è buono? No, le partnership al 50 non sono mai buone, e quando partite, ragazzi, non dovete cercare qualcuno col capitale, questo è un errore. All'inizio voi non sapete che cazzo state facendo, dovete studiare come si fa business, marketing e come gestire un'impresa nel mondo reale e nell'economia reale, non cercare uno che ha i soldi. Il vostro problema non è dove trovare i soldi, la dovete finire con questa cosa. Metti, cioè, Big ne sai sul copyright? No. Guardate. Come va il body build? Il body build di donna va benissimo. Ed pur avendo la residenza a Dubai di una società negli Stati Uniti, comunque di essere tassati poiché il lavoro viene svolto da Emirati Arabi. Ma se tu hai una società in America e tu risiedi negli Emirati, non vuol dire che il lavoro viene svolto negli Emirati. Dipende come sei strutturato. Dipende tutto. Dipende se vendi negli Emirati, se hai clienti negli Emirati, se è tutto fuori, se è amministrata da fuori. Il fatto che tu risieda lì non vuol dire che tu per forza l'amministri, no? Vuol dire neanche tu debba essere amministratore. Ci sono modi per sistemare le cose. Scrivete tasse Dubai, infotasse Dubai qua e vi ricontatta la protezione. Andare in qualsiasi luogo pubblico in Italia per l'estero, beh, ti rendi conto che siamo scemo. È così. No, veramente la cultura italiana, ma anche proprio l'ignoranza, la supponenza italiana. Cioè, tipo, noi siamo in Spagna, gli spagnoli sono diversi, sono più simpatici, carini, sono meno, se la tirano di meno. Cioè, noi in Italia abbiamo proprio una cultura, pensiamo di sapere tutto noi, non è vero. E a livello culturale, ragazzi, siamo messi abbastanza male. Quanto penso dietro l'Italia rispetto alla mia business online? È molto indietro. Proprio operativo quanto andrebbe pagato, ma dipende da quello che fa, qualche migliaio di euro, magari qualche commissione. Sono un venditore, guadagno 10k in più, uno store indelegabile e installabile che fa 4k. Devo eliminare tutto per aprire un'azienda di produzione software per business e liberi professionisti. Non ho capito. No, non investo in oro, ne parlo anche nel corso, l'oro non è un investimento. Ragazzi, se avete queste domande, prendete il corso che abbiamo appena lanciato, per favore, perché vi chiarirà veramente tanti dubbi. Se non sapete cosa fare, ragazzi, voi non farete niente, questa è la... continuerete ad andare indietro le scemenze, non capire dove mettere i soldi, tra 10 anni siete ancora lì e dite, no, ma sto investendo, sto facendo, adesso arrivo. Non so cosa sia, mamma. Che faccio? Ho cambiato mentalità da un anno circa, manca solo iniziare. Inizia, vendi qualcosa a qualcuno. Ci trovo la differenza tra la parte base e la parte premium, ha senso, avendo già preso per le Porsche Money Edition, sta su un tetto netto di 3-4 mesi, ha senso tantissimo. La differenza è che nella parte premium ci sono delle lezioni più belle, più avanzate, che ti chiariranno ancora più dubbi, ti insegneranno un sacco di cose, ragazzi. Contenuto è nuovo, quindi parlo di un sacco di cose che non ho menzionato, molto più in profondità, mi fanno delle domande i miei collaboratori, figo corso. Vorrei anch'io approfondire sulla religione, potresti dirmi un paio di libri su cui approfondire, è un argomento vastissimo, dipende se vuoi approfondire la religione cristiana cattolica, per esempio, se vuoi approfondire le religioni, se vuoi approfondire i motivi per cui alcune religioni sono false e ce n'è una vera, dipende da quello che cerchi, è un argomento vastissimo, è l'argomento più vasto al mondo. Viene ancora da dove se si ha un business online, se ti strutturi bene, sì. Non provi per aprire da non residenti il conto del Delaware, no. Fieni in cascina, questo nuovo corso cosa porta di nuovo? C'è scritto nella sales, sono nuove informazioni, sono contestualizzate in un modo diverso, ci sono delle strategie diverse, eccetera. Cioè, è molto difficile spiegare, leggete la sales, è proprio scritta apposta. No, in Romania no, sì, sono in aeroporto. Provate a chiamare il numero vero, non mi ha risposto nessuno. Mi sembra veramente strano perché abbiamo anche le recensioni su Trustpilot che dicono che il customer service è reattivissimo. Prova a richiamare, di solito ti richiamano, ti mandano un'email. A che ora l'hai chiamato? Questo è un altro tema.
Sì, il corso spiega nella pratica come investire. Peraltro potete prendere questo corso a bundle con fieno in cascina. Potete chiedere al venditore. Io prenderei un bel bundle e capirei anche perché è fondamentale, ragazzi. Perché sennò di rendita non ci vivete, perché non sapete come si costruisce un patrimonio. Tra l'altro in questo corso faccio anche un accenno, cioè un accenno, un bonus, cioè io che parlo di geopolitica, di come riadattarsi con la situazione di oggi, eccetera. Sì, sono autodidatta per molte cose. Un corso sull'autostima mira a fargli lanciare i loro progetti sbattendo sui giudizi degli altri. Quale leva potrei sfruttare? Fare una consulenza col team copy. Ragazzi, ci sono tante, devi guardare quali sono i mali più grandi delle persone di oggi e che cosa la mancanza di autostima gli toglie, andare a dire che tu gli dai quella cosa lì e spiegargli che tutte le sfighe che hanno è perché non hanno autostima, cosa vera oltretutto. Seguendo la piramide della consapevolezza, le persone se prima di vedere l'asse sono consapevoli del problema ma non conoscono soluzioni, dopo che hanno visto l'asse saranno consapevoli del prodotto. Dipende, non c'è l'ad, quale ad? Se sono consapevoli del problema ma non del prodotto, gli puoi dire: questo problema, questo è il prodotto, clicca qui. Quindi sì, ma dipende com'è il tuo processo di marketing. In percentuale attualmente quanto stai tenendo in liquidità? Non te lo dico. Sì, ad un rappresentante farmaceutico. Il rappresentante farmaceutico, parliamo di un rappresentante delle multinazionali farmaceutiche. ETF che matura una rendita del 7% all'anno, più con dividendo ogni 3 mesi, piano di risparmio sugli ETF. Cosa vuol dire maturano una rendita? Perché tutti i brokers seri parlano male di ETF? Che cazzo è ETF? Sulla religione, relazioni, amore, soldi, filosofia, ma non so. Oh. Sicuramente Francesco. Sensi siano offerti invece della solita lead generation per aziende locali, servizi di social media, di visibilità, e ti pagano. Guadagni 10-15k da libero professionista, devo eliminare la mia attività per aprire una che potrebbe farmi fare più soldi. Progettazione app e software business, no. Stai a 15k, continui a guadagnare quelli, all'atere se vuoi proprio un altro progetto. Non fermi una cosa che funziona per una che non hai... cioè magari non sai cosa stai facendo. Ragazzi, quando già che uno dice voglio aprire un'azienda, è già il punto di vista sbagliato, perché tu vuoi aprire una cosa, azienda è la definizione di un punto di arrivo, non di partenza. Io già fino in cascina, quali sono le differenze? Allora, ragazzi, mi dovete veramente scusare, dovete leggere la 6 page, cioè vi voglio bene, però porca di quella puttana, c'ho 40 pagine 6 page, ci diamo anche un minimo di complimenti al team copy, tutto spiegato, sono robe diverse, voi dovreste comprare ad occhi chiusi, perché se è un'altra roba, dopo che avete preso 40 corsi erano tutti diversi, ci dovete fare la compiacenza, la cortesia di fidarvi che ci sono delle robe utili che vi servono. Per favore. Strano, non ti vanno. Sì, va Airbnb a Dubai. Ho fatto la maturità e non so cosa fare, so solo che non voglio la vita da schiavo. Come faccio? Diventa libero economicamente, compri i nostri corsi. Sono un parrucchiere, dopo un anno di immersione ai tuoi corsi, ora lavoro da libero professionista. Servizi solo ai ticket e niente, volevo ringraziarti. Grande Cristian, fai una testimonianza. Chi si trova bene con i nostri corsi? Andate su Trustpilot oppure seguite. C'è proprio un invito che avete ricevuto, un'email, o parlatene con ufficio. Fate una bella referenza, dai, che ci serve. Fatevi i bravi. Hai visto che andava via per... Non me ne frega niente, ragazzi, di chi parla male. Ma vi rendete conto? Ma secondo voi la gente seria parla male dei formatori? Ma vi riprendete? Ma perché guardate queste cose? Ci vi faccio una domanda. Ma secondo voi le persone serie che guadagnano, che hanno qualcosa da fare, parlano di Big Luca? O parlano di formatore XY più di 2 secondi netti? Cioè, ma vi vanno spiegate? Non lo so chi parla male di me. Ogni volta mi dice, hai visto quello? Io non vedo nessuno. Non me ne frega niente. Cioè, io qui non vedo nessuno che parla male su TikTok, ragazzi, qui in questo lounge. Cioè... non ci incontriamo mai io, queste persone. Si vede che frequentiamo ambienti diversi. Vendendo un immobile qui in Italia che vale 500.000, andando a Dubai, comprando un immobile a 250k, metterlo a reddito a 5-7k al mese. 250-5-7k al mese euro mi sembra un po' alto.
ottiene residenza senza avere società e conto Dubai si ottiene in un modo molto semplice: contatta la Protector Wealth. Non esiste il paese migliore per la protezione patrimoniale. Panama è un paese da guardare. Ciao Big, grazie per l'enorme valore che hai portato nella mia vita. Sto arrivando al mio secondo grande obiettivo di cash grazie alle dritte info che dispensi nei tuoi corsi. Grande Mattia, sono contento. Quindi chi, ripeto, si trova bene con noi, andate su Trustpilot, fate delle referenze, fate dei video che ci aiutano. Registrare 6 page. Quale delle due e perché? Non c'entra niente, sono il webinar e vende una cosa per la quale poi c'è una sales page. Non è che il webinar è diverso dalla sales page. Puoi fare un webinar dove fai una vendita, eccetera, poi uno clicca, c'è anche di solito la sales. Sì, vabbè, dal webinar si può andare direttamente al checkout. Il webinar è una sales page parlata. La gelateria in Australia, ho comprato i tuoi corsi di guerra psicologica 1-2, come lo vedi il retail per il futuro? Va bene. Ci si va tra 4 ore con l'ICOM, bene. Prego, prego Federico. Quindi prendete ragazzi il corso per esagitati, perché questo è quello che siete, voi lo sapete, non è un insulto, è la realtà dei fatti. Siete lì tutti agitati. Devo metterti qua, devo comprare oro, devo comprare orologi, ma quello ha fatto questo, quello mi ha detto questo, allora cosa vuoi dire? Dopo ho combinato un cazzo, no? Soprattutto perché io ve lo continuo a dire, ragazzi, a livello patrimoniale non sono tutti messi bene. Marche, competenza, che range mensile di guadagno può ambire? Tanto, centinaia di migliaia. E che saranno buone anche nel futuro per un copywriter? Non ci sono, tutte le nicchie sono buone. Chi inizia da zero, compri questo corso che in lancio, chiami il venditore, si faccia fare un'offerta anche per gli altri corsi di marketing. Persone che guadagnano non hanno tempo di criticare chi fa peggio di loro, massimo è il contrario, ha ragione Big. Ma è ovvio, ragazzi, ma guardate che c'è, ma vi rendete conto? Cioè, uno fa il video parlando, cioè, in Italia, e solo in Italia uno potrebbe dire che hanno credibilità. Poi ce ne sono tantissimi, cioè, ma cosa che so, e i forum, e Telegram, e di qua, e il video, e Instagram, e quello ha detto questo, e quello si scorna come un altro. Cioè, ma signori, ma andate a lavorare, cioè, ma veramente, ma cazzo, sono poveri, ho capito, ma cioè, adesso non è che li voglio sfottere, però svegliamoci, cioè, se facendo i video sui formatori, magari non c'hai soldi, cioè, adesso, nessuno mi ha fatto soldi facendo sta roba qua. Voi pensate che c'è l'antiguro americano Spencer Cornelia, e lui era andato nel podcast di Steven Graham e l'aveva messo, lui era in debito, cioè io non ho soldi, io sono in difficoltà economica, ed è lì a cercare di fare i video sui guru. Ma io veramente ci mi vergognerei, anche sei famiglia, cioè gli spiedo, dov'è il papà? Il papà sta facendo il video su 1 milione, boh, non lo so. Trading 200, calcola che se metti da parte tot ogni mese guadagni il 7% anno dai tuoi piani di accumulo, ricevi dei dividendi trimestralmente da parte di alcune aziende. Ah, va bene, 7% di apprezzamento più dividendi, va bene. Non so bene cosa sia quella roba lì, 2,12. Piano di accumulo va bene, con ETF che magari ti sganciano un dividendino un po' più alto, comunque farai più del 7% di apprezzamento anche con i dividendi di solito, no? Che il ritorno, se comprate della roba buona in borsa, è 11-12 di media, e non è nel 6, nel 7, né queste robe qui. Sì, mi piace il mondo dell'immobiliare. La situazione terza e frisone è sempre la stessa, ma perciò pensi di cambiare residenza fiscale per non pagare o di rimanere lì? No, rimango anche lì, sono strutturato bene. Ho cambiato la mia vita, grazie a te sono a Barcellona e viaggio il mondo, grande. Il 7% annuo non lo fa nemmeno Warren Buffett, ma dai, ma che cazzo dici?
dico, io non so neanche come interpretare le cose. Cioè, ci sono delle cose che io le leggo e non le capisco. Sulle sue finanze, da quello che si è studiato al corso che abbiamo appena lanciato, ragazzi, dai, ve l'abbiamo fatto apposta, da lì. Questo corso sono i migliori in tutto, ragazzi, ormai è un fatto, perciò scusate se sono molto confident, non la scambiate per arroganza, però le informazioni che gli diamo noi sono tutte giuste, tutte impattanti. Se vedendo la situazione americana a lungo termine, meglio mettere gli occhi sui paesi che stanno sviluppando con più margine di crescita. Gabriele, rispondo a questa domanda nel corso. Non ti vedi, se posso chiedermi 200 euro per una video call di formazione di 60 minuti, cioè non è un punto di vista, si possono fare e un sacco di studenti che lo fanno. Ti avevo mandato un regalo in stanza, ma sei già in aeroporto, quale stanza? Cosa ne pensi del mercato del fitness, visto quante persone ci operano e quanta confusione c'è? Federica, è aperto, non competitivo e facile monetizzare. Il più stupido si porta a casa 10-15k netti al mese, se fai un attimo le cose bene 30-40k, se ti strutturi bene più di 100k netti al mese. È veramente un mercato, per carità, dove ci sono tanti operatori, ma non siete in competizione per i clienti, perché insegnate cose diverse, sai, c'è chi insegna bodybuilding, c'è chi insegna bodybuilding solo alle donne, bodybuilding per quelle grosse, per quelle bikini, uomini grossi, non grossi, e culo sodo e alto, gambe affusolate e remise in forme, casalinghe, e quelli che vogliono la tartaruga, quelli che vogliono essere grassi perché fanno sumo. Che ne pensi della ex che ha fatto del concino? Ho visto il video, ho visto, mi è passato di fronte, era una tentazione troppo grande. Ho lasciato anche un commento, diciamo che a mio parere economicamente non è la cosa giusta. Non conosco, diciamo, i dettagli di questa cosa, però posso immaginarmi, rivedendo un attimo il suo volume d'affari, che è un volume d'affari buono per uno youtuber che vende corsi, non è un volume d'affari, diciamo, buono per un imprenditore, un infomarketer, cioè nel mondo della, diciamo, si può fare molto di meglio, soprattutto lui ha un margine abbastanza basso, che è al 30% su circa 1 milione, in realtà mi sembra che faccia un po' meno, quindi il margine dovrebbe averlo per il suo volume d'affari 80%, non è tanto, diciamo che il 30% ce lo puoi avere quando fai 10 milioni, letteralmente, quindi il margine è basso. Chiaramente è paragonato a un'attività normale più alto eccetera, però è un po' basso, diciamo dovrebbe fare 3-4 volte tanto, si può fare, però capito, nel senso non è una traiettoria, non è, ha detto che è normale, è stato acquisito, è socio di minoranza, capito, non è che sia stato lì, mi sia scannato a vedere i dati e dice guardato il video, e io gli ho fatto i complimenti perché comunque è una cosa bella, nel senso vuol dire che lavora bene, c'ha dei bei video e queste cose qua, e comunque essere, diciamo, acquisiti da una grande azienda a livello di risultato è comunque un traguardo. Secondo me economicamente non ne varrà la pena, anche perché adesso è minoritario, e se, queste sono tutte cose che penso io vedendo altre acquisizioni, altre cose, le aziende un po' più grandi ti acquisiscono. Ma non c'è, cioè, se tu sei socio di minoranza non c'è la distribuzione degli utili, perché quelli lo fanno per aumentare il loro volume d'affari in modo orizzontale o per coprire magari i debiti che hanno, perché comunque questo è un po' la realtà, quindi magari hai la devi fare anche tu? Vabbè, schedulala tanto, sarà, sì, ma sarà completamente diversa la tua. Sì, vabbè. Comunque non penso sia così urgente. E, diciamo, a livello di lucro futuro e di controllo, soprattutto quando entri in una realtà che ha la maggior parte, decidono loro e quindi è problematico. Allora, ho fatto un calcolo di quanto potrebbero avergli dato. Sono sorpreso se glieli hanno dati subito. Perché vedendo, ho fatto due ricerche di 2 secondi. Insomma, minimo di esperienza ce l'ho, non credo che l'accordo economico sia così alto da giustificare una, diciamo, una exit, anzi non lo è sicuramente, è un obiettivo raggiunto eccetera, io avrei mantenuto più il controllo e
imparerei a fare marketing e business, ecco. Mi siederei e direi ok, mi metto a imparare come fare di più e come rendere l'attività più profittiva. Questo. Però diciamo che va comunque bene così, poi ognuno ha i propri obiettivi, per carità di Dio. Ripeto, non ne so molto, ho visto il video scorrendo un attimo, perché era, vabbè, è exit business di informazioni, così, poi non è un exit, è un'acquisizione, una cosa diciamo bella formalmente ma non economicamente. Poi mi ha fatto morire che ha detto scala big rip, lì sono morto da ridere. Infatti ho fatto un commento, pensate, io ho fatto nella mia vita solo due commenti su YouTube, entrambi ovviamente positivi, perché non troverei, però ero lì, ho detto vabbè dai, ragazzo in gamba, facciamogli i complimenti che sicuramente gli fa piacere. Società pagare poche cose, consigli, contatta la Protect Your Wealth, scrivi qua su Instagram, ti ricontattiamo. Libri ne leggi, se qualcuno a base di azioni successe. Per 100 anni, ragazzi, è banale, è quasi la metà del ritorno storico dell'S&P, cioè non è cazzate, per favore. Per rispondere ai clienti che ti chiedono sconti o dicono che un tuo collega costa meno, devi un attimo posizionarti lievemente meglio, offrendo qualcosa di più e facendo capire che tu vali di più e che segui meglio. Una cosa, per esempio, del bodybuilding è quanto tu stai dietro alla persona, soprattutto se segui degli agonisti, per esempio, no? Quanto velocemente rispondi. Costo di più, certo che costo di più, ho meno clienti, così guadagno come l'altro, però ho meno clienti, ti do più attenzione. Una risposta così, per esempio, va assolutamente bene. Ormai ne ho una call consecutiva per la vendita telefonica, mi dai qualche consiglio? Non so cos'è la call consecutiva. No, si dovrebbe curare l'income? Chiedo, sì, lo puoi curare nello stesso momento. Ciao, ciao Antonio. Per aumentare le tue finanze, da cosa hai iniziato a studiare? E per capire come si investe in realtà gratis dei Ramsey. La società lei pagare poche tasse, ti ho già risposto. Uè, Michele, come stai? Tutto a posto? Tutti vanno benissimo, sono un po' cotto, ma tra poco, settimana prossima, mi finisce il modulo intenso e ho fatto il term paper che dovevo fare, ho fatto in due giorni, un term paper di 7 pagine con scrittura accademica e niente, adesso dovrebbe essere tutta discesa. Purtroppo abbiamo confuso i semestri con i trimestri, quindi potevo lavorare di meno e sto facendo il doppio inutilmente. Va bene così. Tu come stai? Fare business senza avere direttamente a che fare con le persone, senza averci contatto diretto, intendo, qualche consiglio per te? Ma sì, si può fare senza avere contatto con le persone, però avrei contatto con qualche fornitore. Quindi consigli di vendere e andare a Dubai a investire comprando l'immobile che ti genera reddito passivo? Marco, io non ti conosco. Comprare immobili a Dubai che ti generano un reddito va bene, ma non conosco la tua situazione. Sì, è sempre valida la fieno in cascina vista la situazione mondiale, corso da nuove prospettive, anche perché ragazzi, quando è stato fatto fieno in cascina, Putin non aveva invaso l'Ucraina, cioè capite anche chi cosa cambia, porca troia, cioè io quando ci sono delle novità ve le dico, il macro è giusto, consocitiva, magari Cirino Antonio ti consiglio di scrivere meglio. Hai detto Abrams, Dave Ramsey. Beh, che senso ha fare le live e non salvarle, così facendo le vedono solo 90 persone circa? Ma così non ha un senso. Già non ha un senso Instagram. Sì, è possibile, desire candidarsi per la mia azienda, grande big, pausa pranzo top. Investite su voi stessi, lasciate frasti buffoni. Giusto. Assolutamente. Buona high income skill da imparare nel 2023. Vendita, marketing e
Marketing è sempre la skill meglio pagata, ragazzi. Capire come far far soldi a un'azienda nella pratica e non nella teoria. Questo. Siamo in due, abitiamo a Milano e guadagniamo mediamente 10k al mese. Quanto dovrei spendere e risparmiare secondo te? 50%. 50%. Poi magari se uscite anche da Milano, evitate di pagare una follia di tasse, vivete in un paese, magari in qualche paese tipo civile, no? E sapete che Milano ha, sembra, delinquenza peggiore di Panama, cioè. Michele, vieni in chat, video call. La tua formazione mi ha cambiato la vita, ho 20 anni, vivo già da solo alle Canarie, non potrei mai ringraziarti abbastanza, grande. Ma visto che non puoi ringraziarmi abbastanza, vai su Trustpilot, fai una testimonianza. Tutti coloro che si trovano bene con la nostra azienda ci aiuta molto se ci fate le testimonianze, specie se sono quelle verificate, se avete comprato i corsi, perché adesso danno questa funzione, viva Dio, che si vede che avete comprato il corso e la vostra recensione vale di più. È sempre quello il problema. Se fate le recensioni è molto meglio. Regime NHR in Portogallo, va bene. In che percentuale tenere il proprio patrimonio in cash e come proteggerlo? Allora, la percentuale non vuol dire niente, ragazzi, che dipende da quanto ne avete. All'inizio sarà tutto in cash e poi dipende. Ah, se tu hai 1 miliardo di patrimonio, può essere anche il 5%. Cioè, una volta che c'hai 50 milioni di liquidi, che fai? No? Se invece hai 1 milione e tieni 50.000, a mio parere è poco. Ho appena chiuso un cliente a 1.000 senza fare nell'opt-in, solo chiamata in più, mi ha scritto lui a me. Grande. Te la faccio subito la recensione, allora, grande. Ecco, sì, se avete, magari se contattate il vostro venditore, ci deve essere un link, non so come funziona, ragazzi, tecnicamente, che vi invia proprio Katanga, visto che avete comprato, no? Vi invia il link di quelli che hanno comprato, così lo sa Trustpilot. Io ve la spiego così, ragazzi, perché cioè, vogliamo gente che i corsi li compra, che fa le recensioni, no? La gente che ha le opinioni su Big Luca. Così, se avete avuto delle esperienze positive, ci fate la... Sì. Sì. No, sto mangiando una pasta qui. Se investire è fondamentale, non è contrastante il fatto di avere pile di cash? No, lo spiego nel corso. Manda idiota, perché se vendo percorsi di coaching in Italia ma sto in Spagna, posso avere residenza fiscale solamente in Spagna? Sì, ti ammazzano di tasse, ma comunque c'è pure la wealth tax in Spagna. Spagna è bel paese, ma purtroppo ti tassano anche l'aria che respiri. C'è quel problemino lì. Poco andiamo a Panama su questa business class improbabile, meglio che c'è. Ma quanto è bello far guadagnare cash. Victor, parli molto del rischio del personal branding, lavorando nel mondo musicale avrò sicuramente una data di scadenza, ha senso crearsi un piccolo fondo liquido per creare un'altra attività? Sì, no, ha senso molto risparmiare, che altro, esatto. Ha senso risparmiare e non mettere sempre quel cash in nuove attività, perché è il modo per ritrovarsi povero. 80 in là, cazzo, pochi, ormai, ragazzi, non mi caga più nessuno. Me ne devo andare, tempo perso. Ricordate le live da 500 persone, così quando ancora l'algoritmo i video li spinge. Adesso se non fai il trash su TikTok non funziona, ragazzi, devo mostrare le chiappe su TikTok. Un giorno hai detto che se vendi aquiloni fallisci, io insegno ad usarle, ma fatico a trovare il giusto mercato spendente, dritto? Cioè, tu insegni a usare aquiloni, non ho capito. Siate più chiari con quello che fate. Buon pomeriggio, Big, vero che sei in chiamata e vendita, il potenziale cliente percepisce troppo superiore, non comprate te.
Vero che se in una chiamata il venditore di vendita, il potenziale cliente ti percepisce troppo superiore, non comprerà da te. No, è una cavolata. Ma perché hai così pochi follower? Perché non sono una bella figa che mostro il culo. Dico cose sensate, non faccio i balletti. Vabbè, vado a prendermi qualcosa, non so come farò, tanto rimango in linea mentre faccio il live, tanto non c'è niente da fare. Amore, ma le tue due mani cosa ce ne facciamo? Ah, le tue hanno da pranzare? Ah, bene. Questo è l'amore matrimoniale, eh? Ma non si parla di promessa matrimoniale, avete capito, no? Lei le due mani ce le ha occupate, giusto? Bene, andiamo in cerca di cibo, da soli. Da soli. Questa è la vita del milionario. Voi che volete... Ma come vive un milionario? Così, prendendosi il cibo al buffet, la moglie che non gli va a prendere il cibo. Problema di tutti. Allora, che cosa si mangia? Cosa si mangia? Io prendo altra pasta innanzitutto e me la porto. Innanzitutto. Poi prendo tre panini e fine. Domande, ragazzi intelligenti, qualcuno di voi, adesso capisco che siamo su Instagram e parlare di intelletto è un attimo una negazione in termini, però facendo anche magari tipo finta. No, c'è molto. Ho preso un'altra pasta, amore mio. Sto cercando di nutrirmi. Vedremo. Magari ho mangiato così poco che svengo andando lì. Cosa ne sa? Si può una roba del genere. Si può una roba del genere. Andiamo di qua, di qua. Vediamo cosa c'è. Allora. Vabbè, domande intelligenti, ragazzi, che mi domande sui soldi, sul lucro, comprate il corso, ragazzi. Prima di quando chiudiamo, ogni volta succede, chiudiamo il corso. Ah no, ma cazzo, non c'è più, ma io avevo capito, ma io pensavo, sapete, questo è un vostro problema, vi dico un problema anche del corso. Voi pensate che le cose che noi scriviamo, diciamo, in realtà non sono quelle che noi scriviamo, diciamo. Cioè, io vi dico delle cose, ma voi pensate che io ne intenda di altre. Però no che avete questo problema. Cioè, no, ma io pensavo che tu intendessi. Noi non intendiamo. Noi non intendiamo assolutamente niente. Questo è spoglio? No? Oh, con l'uomo. Ok. Però no, signore. Chiamate, mi interfaccio sempre con donne, rispetto agli uomini che leve utilizzare. In chiamate di vento mi interfaccio sempre con donne. Non ti posso dire le leve se non so cosa vendi. Se non so cosa vendi. Cioè, loro le prendi molto di più con l'emotività e questo è un fatto accurato scientificamente, ma dipende cosa vendi. Dipende qual è il contesto. Comprando i nostri corsi Diamante per la ricchezza. Abbiamo i corsi, te li prendi, te li studi e quindi è così. Signore. Fa anche un freschino qui dentro. Fa caldissimo, eh? No, ho qua una forchetta usata come ogni multimilionario. Mangio con la forchetta usata, state lì che mi devo coprire. Che se no veramente freddo. C'ho freddino. No, dai. Sì, sì. Allora stanno facendo il test termogenico. No. State lì. State buoni. Ah, che fatica mettersi la felpa. Veramente una fatica. Vedete, quando non sto più mostrando la faccia droppano i followers.
capisco, ragazzi, però dovete riuscire a vivere anche senza vedere la mia faccia. Vi capisco che... Bellissimo. Allora. Possibile vendere consulenze e coaching senza metterci la faccia con pagina faceless? Poi ovviamente c'è sì. In Zoom intendo per il lato marketing, poi ciò funziona meno. Meno che non vendi un metodo di guadagno molto spinto. Big, anche i tuoi collaboratori si vedono che sono tutti yes men. Non è quindi risolvibile per un imprenditore? Io. Allora, io ammetto questa cosa. A volte io ho dei dubbi su me stesso. Cioè, io leggo le cose che voi scrivete. E io vado, in realtà le persone pensano che io non lo faccio, ma vado in introspezione. Dico, ma sono io che non capisco o loro che scrivono cose che non si capiscono? Cioè, io mi faccio questo esame di così. Però, da un punto di vista semantico, io continuo a dire che siete voi. Non ho capito la tua domanda. I miei non sono yes men. Te ne posso assicurare. Formazione fisica solo al femminile, coaching online. Beh, dipende qual è il tuo cliente, cioè se hai delle donne giovani eccetera, donne che vogliono rivalsa, devi mettere sull'invidia che le altre avranno verso di loro, e questo è, perché poi fondamentalmente potresti non dirlo direttamente. E dipende qual è il target, la fascia di mercato, perché donne di diverse fasce vogliono cose diverse dalla coaching di fitness. E soprattutto devi dire che saranno seguite passo dopo passo, eccetera. Cioè, dillo se è vero, magari. Ancora a Dubai, quando vieni a trovarci alle Bahamas? Sono stato una volta alle Bahamas, non è che mi sia piaciuto molto. Si possono vendere orologi costosi con l'e-commerce? Con l'e-commerce potete vendere tutto quello che volete, anche una casa. Quando voi comprate una casa online, secondo voi non è un e-commerce? È perché voi non avete capito cos'è un e-commerce, però è una... è persa questa battaglia, l'ho persa. Ma è diventato amico di un tuo collaboratore? No. Mio semantico. Tutti o tanti hanno notato e scritto, anche pubblicamente, che i tuoi sono molto yes men. Questa cosa per un imprenditore quindi non è risolvibile? Tu parli di essere circondato da yes men? Allora, innanzitutto il fatto che l'abbiano... Vedi, tu hai fatto un errore. Tu dici, siccome tutti o tanti, che ovviamente non sono tutti o tanti, hanno notato e scritto questa cosa anche pubblicamente, quindi questa cosa è vera. Siccome questa cosa è vera, questa cosa non è un problema, è che hai fatto un gap, hai fatto un salto. Il fatto che lo notino, so dove, non vuol dire che sia vero. Vuol dire che notano una cosa che magari non c'è. E minchia, cioè a livello di ragionamento bisogna starci attenti. E per rispondere alla tua domanda, non è risolvibile, nel senso che io sono il capo e quindi quello che gli dico di fare, devono fare, ma... E ci confrontiamo molte volte, se non sono d'accordo, cioè io le volte in cui io dico di fare una roba, loro mi dicono guarda io farei così, e gli dico sì effettivamente va bene, sono tantissimo. Poi dopodiché il rapporto gerarchico c'è, chiaro. Facendo affiliate, quindi lavorando solo con business, sono escluso del 9% di SMN? No, non sei escluso. Le attività escluse sono attività che ti escludono, quindi... cioè, scusami, le attività qualifying, tu sei escluso da quelle, insomma paghi le tasse. Come si fa a notare una cosa che non c'è? Se l'abbiamo notata lui... ah, ho capito, scusa, vero, certo. Cioè, per dire, non che uno si possa mai sbagliare, magari uno nota una roba, cioè se non la noti pensi che ci sia, ma non tu non lo faresti mai, non succede. Ho preso Guerra Essential, sono contento dell'acquisto. Bravo, fai referenza. Su signori,
A Dubai si paga ancora 24k per tenere la società aperta oltre al 9%. Ti fanno pagare 24.000 euro per un rinnovo? Come sono le tasse in UK? Più basse che in Italia, ma corsi di kitesurf, punto di domanda. Non è una domanda, forse hai scritto qualcosa prima. Come mai vogliono mettere le tasse a Dubai, vogliono ripulirla? La tendenza pare che vogliano le aziende che stabiliscano il loro quartier generale a Dubai, perché quello non è tassato, se hai un headquarter a Dubai che guadagna royalty dalle subsidiaries, che è giusto. Si muovono sui pesci molto grandi, perché adesso l'headquarter delle grandi aziende non è a Dubai, ma dovrebbe esserlo. Nicchia Taxi Vision Consulting, consigli marketing e risposta diretta dei profili social organici. Cosa ne pensi del cambiamento climatico? Non me ne potrebbe fregare di meno, Pollo, scusami. Ne parlo anche nel mio corso. Ne pensi del futuro dell'IA in generale? Secondo te ci sarà un reddito minimo universale? Potremmo arrivarci. La traiettoria, ragazzi, è un po' distopica. Avessi dovuto vendere nel caso di ADC, per quanto avresti venduto azienda a 1 milione di fatturato e 30% margine? Allora, le società di formazioni legate a un personal brand sono molto molto difficili da vendere. Se sono legate alla tua immagine potrebbero darti un 2x sull'EBITDA, 3x sull'EBITDA. Cioè, avrei cercato. Allora, è una domanda del cazzo, perché non avrei cercato di fare così. Io avrei cercato di portare l'azienda a 3 milioni di euro lordi all'anno col 50% di margine. E quindi viene fuori. Qualunque exit tu possa fare a 1 milione di fatturato e 30% di margine, la annulli. Ma non è una exit, è un'acquisizione, ragazzi. Sono cose diverse. Grande book. No, sono a dieta, competo in bodybuilding. Competi? Nel building? Senza body? Io me la mangio invece, non ci scrivo. Ah, anche capito. Non è il paese più sicuro a livello ambientale per il futuro. Dipende cosa vuol dire ambientale. Parlate di smog, inquinamento, sicurezza, disastri ambientali. Pensi che ci siano solo soldi dietro al cambiamento climatico? Penso che non me ne frega un cazzo, ragazzi. Cioè, è così. Come gestisci i dipendenti di un'azienda che stai formando lato vendita ma non vogliono formarsi e uscire dalla zona di comfort? Licenziandoli. Cioè, ragazzi, non potete stare. Se la gente non c'ha voglia di cambiare, dovete lavorare con gente che ha già talento, talento nascosto, ma talento, ragazzi. Quale social è migliore utilizzare se sei all'inizio? Immagino tutti, ma alcuni ti danno più visibilità, anche se non ti conosco. Federico, è una domanda mal posta la tua, perché non vuol dire niente utilizzare i social. Se parliamo del tuo campo, il fitness, Instagram, questo sicuramente. Se parliamo del mio, lead generation su Google e Facebook, potresti andare in un social, perché si va a funnel. Cioè, ora Dio mio, cioè, anche tu puoi andare a, diciamo, a funnel, ad ads, eccetera, ma ci arrivi prima su Instagram e con meno soldi. Cioè, tu devi fare sempre la cosa più profittevole con meno sbattimento, che funzioni in quel momento e che possa finanziare l'attività futura. Quanto posso fare l'exit di un e-commerce che fattura 500.000 di lordo e 230.000 di netto? Dipende che e-commerce è, quali sono i presupposti. Il netto non è solo, cioè, se l'hai fatto un anno, dipende anche. Ci sono dei parametri, ragazzi, per valutare le aziende. Per esempio,
quanto paghi i dipendenti e quanto costano i dipendenti sul mercato. In un altro modo, in qualche modo ti dicono: ok, tu hai 10 persone, va bene, li paghi X al mese, ma se domani se ne vanno dall'azienda, io vado sul mercato, quanto mi costa un tuo dipendente? Se costa meno di quello che tu paghi i dipendenti, va bene, se costa di più di quello che li paghi perché i tuoi sono sottopagati, è un problema. Poi quante ore lavori ogni giorno, quindi quanto sei coinvolto, che processi ci sono, da quanto ci sono i dipendenti con te, da quanti anni va l'azienda, qual è la tua crescita, qual è la crescita sul margine. Cioè, con uno store in dropshipping sono riuscito a spremerlo per un anno, ma c'ho il black su Facebook e non delivero i prodotti, non vale niente. Prego, prego Federica. Ti firmi solo così. Allora, se per favore io non ho fatto riferimenti a nessuno al mio ultimo video. Se scrivete i commenti, li scrivete per favore in italiano, oppure va bene tipo, non so, in inglese, cioè, però corretto. Che metodo di guadagno e consigli per fare prima soldi? Self o affiliates? Self, sicuramente self. Consigli di gestire i clienti rompipalle, migliorando il marketing e attraendo i migliori. What do you think about a penny shed sports? Non è inglese. Non so questa parola, oppure è una parola molto strana. Io credo che non esista, però. Comunque ho imparato una parola nuova in inglese queste due settimane, che è cantankerous. Cantankerous. Sapevate cosa vuol dire cantankerous? Libro indiano filosofo. Frega niente della filosofia indiana, sinceramente. Molto per la consapevolezza e la razionalità, rischi e vantaggi, che senso ha sposarsi? Non ha vantaggi, ma solo il rischio di perdere soldi in caso di divorzio, basterebbe un testamento. Molto per la consapevolezza e la razionalità, grazie, sì. Non ha vantaggi, non è vero che non ha vantaggi sposarsi, perché dici così? Ci sono molti vantaggi a sposarsi. E regolarizzare la propria posizione di fronte alla legge, avere dei diritti, e semplicemente te ne dico una: tu domani stai male, c'è da prendere una decisione per la tua vita, la tua compagna legalmente non può, cioè, dovrei fare un video su questa cosa. Perché come mai ogni volta che ti faccio una domanda mi spegni? Pensi della regola dei 5 primi, un canale, un funnel, un prodotto, un avatar? Non so cos'è la regola dei 5, cioè sarà una di quelle americanate, che vuol dire che devi avere un prodotto, un funnel, e beh, grazie, sì, ragazzi, è come le 4 P di Kotler, avere un prodotto a un prezzo in un posto, cioè in un placement, e cioè, cazzo, pensavo invece che non dovesse avere un prezzo né un prodotto, cioè. Ma è un suo accesso patrimoniale come organizzato prima di un matrimonio, sarebbe davvero... Ne parlo nel corso della storia di matrimoni, ragazzi. Di come gestire i soldi in coppia, ne parlo nel corso, questo qui per esagitati. Ciao Bigon, bar, pasticceria, rosti, cederai a gelaterie di famiglia, corri a incominciare a sportare i miei parole. Ragazzi, cioè non è italiano. Cioè non è italiano, ragazzi, cioè, io chiedo umilmente scusa, ma cioè, non vi capisco, dico delle cose che mi sembra che parliamo due lingue diverse.
Alex Ormosi, bravo. Piace. Anche se Alex Ormosi, ragazzi, è nato così. È partito addirittura dopo di me a far soldi. Ha avuto due o tre anni d'oro, dove è stato molto bravo a vendere corsi sul fitness. E quindi aveva più di 10 milioni oltre, cioè praticamente faceva 10 milioni di netto all'anno. E poi ha fatto una sorta di exit del metodo, cioè lui è riuscito a fare l'exit del metodo per riempire le palestre. Però è diventato ricco vendendo corsi sul fitness. Il problema è che fitness nel mercato americano ti può dare dei numeri, corsi venduti in altri settori te ne dà altri, perciò seguire il suo esempio è problematico. Lui adesso no, investe in altre aziende, sì, ma c'è una situazione completamente diversa. Hai detto che hai più motivi per credere in Dio che per non farlo, sarebbe interessante capire meglio. Sì, lo so. Anzi, una domanda, se hai fatto 1000, non solo te, la più importante, se è chiara. Prendete delle consulenze con il team. Leggo libri, leggo online, trovo informazioni. Dobbiamo rubare qualche panino. E perché a me sta business class agita, io non so quando ci viene da mangiare. Io ho mangiato mi parte primo, secondo e dopo. Arriva 5 prima, noi spesso di arrivare a 1 milione dovresti vendere un prodotto. Capito Federico qual è il problema? Sì, in America, lui non è in Italia. Capisci? Un prodotto, un funnel, eccetera, era vero per lui in America nel 2019. Ragazzi, Ormosi non è un esperto di marketing, lui non sa quello che ha fatto lui e fine. Sapeva riempire le palestre molto bene. Ma in quanto a vendere corsi, lui ha venduto i suoi corsi alle palestre, su come riempire le palestre, sul fitness, vendendo sì un corso, ma nel 2018-2019 nel mercato americano. Non, ragazzi, cioè le dovete capire, lui non le sa queste cose qua, lui pensa che si faccia così. Certo, non potete ascoltare gli americani, soprattutto se non avete discernimento di marketing. Cioè vi dico qual è il vostro ragione, siccome Alex Ormosi ha fatto 100 milioni, c'è 100 milioni, allora tutto quello che dice lui è giusto, no, in realtà. Se hai l'American Express italiana con il Bank Wise Belgio, possono controllare i tuoi movimenti con residenza estera in Portogallo, dipende chi. Con IBAN, se hai l'American Express italiana, l'Italia sa quanti soldi spendi, lo sa American Express. Ti ringrazio molto per quanto riguarda che stanno su YouTube, sono pronto ad immergermi con i corsi. Grande Bertini Matteo. Signor. No, veramente, sta cosa di copiare dagli americani la dovete capire. Ormosi è molto skillato, ripeto, nel business. Cioè, non è un cretino. Non guarderei a lui per il marketing, perché non ha avuto tante attività e non ha visto tante attività, e tu ne puoi vedere di simili in America che hanno il tuo stesso processo senza capire che non è il processo migliore. Una differenza di questo tipo di attività in America credo sia uno dei miei errori principali, copiarli. Certo. Ah, c'è la smoking room? C'è una terrazza. Ci può? Sì, guarda, c'è la terrazza là. Quando torno vai tu. Il fatto che le banche statali cinesi stanno diventando pro cripto, scenari futuri, ma io sono bullish sulle cripto. Come si può avere un Amex bronzo platino in Italia richiedendolo? Non è difficile. Intelligenza artificiale, come ti stai trovando? Ma il mio team la usa, l'intelligenza artificiale, per ottimizzare le ricerche, fare un po' di copy. Bene. In dettaglio vorrei incominciare a vendere all'ingrosso prodotti pasticceri, pasticceri e gelateria. Come faccio a competere con gli altri avendo prezzi alti? E raga, non te lo posso dire su Instagram, cioè dovremmo farci delle consulenze e devi prendere i corsi. Voi volete che io vi dica, dite la cosa da fare, ah ok, vado a farla, la fate, fine. Cioè non è così che funziona. Se voglio creare una roba che vende all'ingrosso, aspetta che su Instagram dammi due robe, non si può fare.
vantaggi di avere un Amex Italiano rispetto ad un... No. Di avere un Amex Italiana rispetto ad una italiana, boh. Il conto PIL è consigliabile la Svizzera? Di solito no. La richiedi all'Amex, alcune banche la puoi richiedere tramite la banca. Ad una americana, e che quella italiana sta in Italia, quella in America sta in America, ed è più bella, ed è, non ti controllano in Italia quanto spendi. Top 1%, è già un po' che ho studiato Thinking Grow Rich. 6-7 mesi prima dovrei continuare con il mindset, buttarmi a capofitto i mentecatti. È un po' di mindset e un po' di mentecatti. Funziona che quando spenti Bertini e Matteo ti danno dei punti, quei punti li puoi convertire in miglia con Emirates. Io per esempio adesso ho quasi 1 milione di miglia, il problema è che adesso non stiamo prendendo Emirates e quindi dobbiamo pagare in cash. Big, ma dovrei isolare anche le persone potenzianti, sono in fase di immersione? Ma se sono potenzianti no, dipende cosa ti potenziano, però questo è un altro tema ragazzi. Cos'è una persona potenziante? Cioè se tu dici delle minchiate e loro ti dicono sì ce la fai, sono potenzianti? A vedere. Marsi al meglio. Guarda i corsi. Una persona positiva che fa più soldi di me. Sì, e far più soldi di te non è per... cioè, ci sono tante ramificazioni. Diciamo che in questo caso va bene, tagliamo la testa al toro. Hai un corso su come investire? Sì, e adesso in lancio fatti fare un'offerta. Una carta di credito. Se non ti interessa andare in negativo, che differenza c'è tra una carta di credito e un banco? Ma che nella carta di credito ti passano transazioni più alte che nel banco. E ti dai punti. Questa è l'unica cosa. Se devi spendere $50,000 con una debit card fai abbastanza fatica. Non importa che conto tu abbia. Non è una carta... strutturata per farti passare certe transazioni. Sì, su alcune passano, adesso non tiratemi il pippotto che una volta siete andati via, ho capito. Ma un conto normale, la debit card, perché il concetto di non so come spiegarvi, di un conto in realtà non è per i ricchi, è uno che prende lo stipendio, si fa i suoi acquisti col suo bancomat, si prende la spesa eccetera, quindi le banche in realtà sono abituate a quello, se no ti serve una carta di credito o una Amex per esempio. Io ho le Amex per le transazioni alte, cioè se io voglio caricare $200,000 sulla mia Amex lo posso fare. Metti che adesso mi rompo i coglioni, voglio un jet privato, voglio spendere $100,000, io lo posso fare. Sì, quanto spendi? Se la perdi possono utilizzartela, la debit card no, non è poco. No, ci sono le credit, ci puoi mettere il PIN anche con la carta di credito, e le debit possono andare anche loro senza PIN, come per esempio te le possono leggere come credit, e quindi non metti il PIN. In America per esempio se uso la debit card non so il PIN, dico leggimela come credit. No. Però hai la protezione, chiami e ti fai rimborsare, fanno subito. Amex per esempio fantastico, immediatamente. Alcune volte che ci avevano pagato cose che non dovevo pagare ti rimborso. E che bisogna studiare una cosa alla volta, per questo mi chiedevo se andare avanti col mindset o spostarmi sul marketing. E studia un po' prima marketing, scusami il mindset, poi fai marketing. Ma cioè se tu hai 2 ore libere puoi fare un'ora e un'ora, perché non sono in conflitto queste cose. È possibile abbassare lo stile di vita senza andare in burnout? No, il burnout ci vai quando lo alzi molte volte. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto, mi sono stancato, vi lascio la live, ciao.